Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, iniziamo il mese di settembre. Ci eravamo lasciati qua, in attesa appunto di iniziare la prima partita del mese di settembre. Allora, vabbè, se guardate in basso a destra, questa è la classifica. Fino adesso, vabbè, conta relativamente che comunque siamo all'inizio, abbiamo fatto 3 partite, 2 vittorie, un pareggio. E niente, direi subito di iniziare. Fra l'altro sono veramente curioso perché dovremmo provare Zuma. Allora, va bene così per le maglie, giochiamo contro il Norwich, diciamo squadra che l'anno scorso non ci ha fatto vincere diciamo il campionato di pochissimo. E guardiamo un po', tra virgolette, chiaramente in maniera agonistica, di vendicarci. Battiamo noi il calcio inizio e la partita inizia. Dai, bimbi. Iniziamo subito bene questo video. Almeno proviamoci. Attenzione, Yuri! Questo è rigore. Calcio di rigore. Più o meno al 40esimo. Guardiamo di sfruttarlo, eh. Vediamo di buttare dentro il pallone e andare in vantaggio. Va che lescione, mi fido che lescione. Vai, Ciccio. Vai che lescione. Maremma cane. Ma porca miseria. Che gol! Lo sblocca lui! Un bel gol fra l'altro. 1-0. Nei minuti finali del primo tempo. Ci pensa lui. Dopo il rigore sbagliato di Anacho, Gabigol la butta dentro. E andiamo dentro. Finisce così il primo tempo. 1-0. Nonostante il risultato sia molto minimo, c'è cioè lo scarto, no? Sia minimo, mi piace perché non abbiamo concesso niente a Norwich, solamente un angolo così sul finale, ma niente di che. Invece noi, seppur in maniera poco efficace, siamo arrivati parecchie volte in zon nella zona avversaria. Comunque, guardiamo un po' la condizione. No, iniziamo almeno per ora. Anzi, iniziamo il secondo tempo così, poi eventualmente faremo dei cambi dopo. Attenzione, non le facciamo tirare. Palo, mamma mia. Dai, si è fatto bene nel primo tempo, cerchiamo di continuare anche col secondo. Un rischiamo. C'è andata bene ora, Cambio. Allora, ora sì, facciamo qualche cambio. Allora. B-b-b. Leviamo. Tielemans e mettiamo Arteta e poi facciamo questo cambio qui. Poi, ah no, a parte niente. Mettiamo poi Odegaard al posto di Witzel. E Czerny al posto di Chelescione, anche se non è il suo ruolo ideale, però voglio fare posto a Chelescione. Attenzione, subito Czerny! Mamma mia, boia, pensavo fosse entrata. Attenzione! Mamma mia, meno male ha tirato sì, perché se la voleva stoppare e se la mandava avanti era un problemone. C'è andata un'altra volta di uno. E andiamo, iniziamo il video così, con una vittoria. Come spesso è capitato, lo scarto è minimo, però chi se ne frega, l'importante poi è conquistare 3 punti. 3 punti comunque, nonostante tutto, secondo me, meritati, anche se nel secondo tempo rispetto al primo abbiamo patito non poco. Seconda partita del video, ed ecco, secondo me, il vero primo big match di questa stagione. Giochiamo contro il Liverpool, a Liverpool, quindi ancora almeno sulla carta è più difficile. Guardiamo un po' cosa riusciremo a fare. Ok, per le mani, mettiamole così. Allora, vediamo un po'. Tutti i giocatori sono belli, belli carichi. Sì, ok. Iniziamo così. Dai, bimbi. Giornata di sole. Battono il calcio inizio l'avversario e la partita inizia. Dai, bimbi, che non è semplice. Però secondo me se si gioca a modino può essere fattibile. Vai Calescione! Dio bonode! Mamma mia, sei solo, eh! Vai Bailey! Vai Ciccio Bailey! Tira! Non ci voglio rete. Maledetta la miseria, di. Vabbè, alla fine angolo, eh. Buono così però, dai che ci siamo. Vai Iurino! Tielemans! 1-0! E andiamo, di, al 33esimo! Olè, partita sbloccata, ma non l'abbiamo sbloccata noi, vai. Boh,
Buona azione tra l'altro, eh? Davo che Lescione a fare un buon passaggio per il tiro. Bene così. No, no! Bravo Ciccio! Vai che Lescione! Buona! È buona! Non la sciupiamo! Vai ancora! Mamma mia! Yuri! Tielemans! Sullo scadere del primo tempo! Mamma mia! Oh! Azione bellissima, eh! Tutto passaggi di contropiedi! Bella roba! Finisce così il primo tempo. 2-0, doppietta di Yuri. Bene, 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 dai. Siamo partiti strabene, non abbiamo concesso niente. Però stavolta cerchiamo di non fare un secondo tempo come quello di prima, ovvero un secondo tempo in cui concediamo troppe occasioni all'avversario. L'altra volta ci è andata bene, adesso se dovesse succedere, chissà. Cerchiamo di non far dormire, via. Attenzione, attenzione! E lo vedi! Concedi qualcosa e ti furgan subito. Questa squadra è Liverpool. Non è Norwich, con tutto il rispetto, però, sull'arta. Sono più forti. Coutinho, eh? Bella roba, Bellerin! Ancora Yuri! Metta! Yuri! Tielemans, andiamo al 60esimo 3-1, bene così. E ora faccio qualche cambio, perché vabbè, voi non l'avete visto, io sì. Insomma, la prossima settimana nel gioco chiaramente c'è la partita infrasettimanale di Coppa, quindi meglio far riposare quelli che di solito tendono a stancarsi di più. Quindi levo proprio Tielemans, lascio Witzel, tolgo Bailey e metto Czerny. E poi metto Amartey di Va al posto di... Anzi, faccio questa cosa lì. Non è correttissima, però voglio far così. Vai. No! 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 Mamma mia! Bravi tutti! Anzi, bravo Donnarumma e bravi no tutti. E Zotta la difesa. Mamma mia, che Razzuma, cosa aveva fatto? A butta via lì, non fa così. Attenzione, due clamorosi. Guarda, aspetta. Ora, Ciccio! Eccolo lì! C'è anche lo zampino, anzi, c'è anche l'impronta di Gabigol. 4-1, vabbè. Diciamo che si è rischiato di sciupare, eh? Queste due clamorose del leader più dietro. Qui Camartè, meno male, non ha perso palla, vi. Gabigol ha tirato nel mezzo, meno male a portiere ha fatto una bella zottina. Finisce così, un meritatissimo, un grandissimo 4-1. Mamma mia, vai a prendere il pallone, vai Yuri, è giusto, se lo merita. Boia, super partita, non me l'aspettavo nemmeno io che potesse andare a finire così. Quando mi gira un po' le scatole per quel gol del Liverpool, che si poteva evitare, però si dorme. 4-0... Poker clamoroso, nel senso, anche a livello visivo del risultato sarebbe stato proprio un poker clamoroso. Come vi avevo detto prima, c'è un turno infrasettimanale di Coppa. Vabbè, si gioca di martedì, vabbè, quello non è importante. Gioca contro il Brentford fuori casa. Vediamo un po' come va. Chiaramente la simulo, perché anche almeno per quest'anno, come se non sbaglio ho già detto nel precedente video, la Coppa non mi interessa, quindi se va bene, bene, se va male, pace. Allora, 1-0 Brentford, vediamo un po', vado, aspetto il trentesimo, oh. Fuori dalla Coppa, almeno, a regola non c'è un ritorno, quindi 2-1, boia, subito Dio sì contro il Brentford, bella figuretta. Oh, comunque se si guarda a destra, siamo primi, in campionato, almeno per ora, bisogna vedere se da qui a domenica, che è il 24, non è cambiato qualcosa. Sì, infatti c'è il City era primo, però c'è una partita in più. Vabbè, comunque, come vedete si gioca stavolta in casa, torniamo a giocare in casa contro lo Stoke. E guardiamo un po' bene, innanzitutto le maglie, guardiamo, si mette Vesta, si dovrebbe vedere la differenza. Però voglio fare un po' di turnover, perché sennò alcuni non giocano più, i quali magari Mbemba, che non è assolutamente male, lo voglio far giocare al posto di Zuma, Amartey al posto di Vizie. E poi, boh, vabbè, però rimaniamo così, dai, ma non è male, tanto loro due entrano dopo.
Ancora una volta il calcio inizia, lo batte l'avversario e la partita inizia. Mamma mia, subito aggressivi. Vai Ciccio. Tira Yuri, ancora. Mamma mia Yuri. Oh, c'ho il piede caldo. Per questo video almeno va a fare sempre con lui. Attenzione! Mamma mia, Madonnarumma. Tira! Madonna santa Yuri, ora non le butta più dentro. Finisce il primo tempo, 0-0. Diciamo che rispetto alle ultime due partite di campionato, anzi, i primi tempi delle ultime due partite di campionato, si sta giocando in maniera diversa. Siamo sicuramente meno aggressivi, o perlomeno ci riesce ad arrivare meno volte con meno facilità nella zona avversaria di loro. E allo stesso tempo si concede troppo agli avversari, perché anche se voi avete visto solamente un'azione, così, quella lì sventata da Donnarumma, in realtà loro sono, cioè, hanno più possesso palla loro e loro spesso sono in zona nostra. Poi magari alla fine non tirano, tirano, la buttano alta. Bisogna stare proprio attenti e essere un po' più concreti, ecco. Via, iniziamo il secondo tempo e vediamo un po' come andrà a finire. Ah, Martei! Boia. Boia. Mamma mia, ta! Era diventato un assist man. Anzi, voleva fare l'assist man. No, no, no! Meno male, match andata di Ulo. Cambio. Vediamo un po' se si riesce a smuovere un po' qualcosa. Allora. Odegaard al posto di Tielemans. Cerny, anzi sì, al posto di Bailey e Witzel al posto di Amartey, vediamo un po'. E vai Dembélé! Maremma, cane. Niente, finisce 0-0. Nessuna delle due squadre è stata in grado di fare almeno un gol, di sbloccare la partita. E vabbè, tutto sommato può andare bene così. Anche il risultato sicuramente più esatto, se si va a vedere, non tanto diciamo per la quantità di gol che cosa sono zero, ma proprio il risultato in sé per sé, giusto il pareggio. Volevo fare un'altra partita e credevo la potessi fare, ma invece come vedete proprio la prossima, ovvero questa qui contro il Southampton, proprio di, beh, domenica 1 ottobre, proprio il 1 ottobre, quindi di conseguenza farà parte del video successivo. Quindi arrivo alle conclusioni. Allora, anche se sono state poche le partite giocate, perché sono state solamente tre, direi che comunque abbiamo fatto bene, molto bene, calcolando che è il nostro primo anno di Premier League, abbiamo giocato contro il Liverpool, quindi va bene, nonostante poi il pareggio finale. A livello di classifica direi che siamo messi bene a dir poco, perché siamo secondi a 2 punti dal City che è primo, che però ha una partita in più di noi. Quindi sì. Magari nel momento, no? Momentaneamente, se dovessimo vincere, possiamo andare primi. E niente, però prima di lasciarvi voglio fare una cosina. Non è assolutamente un discorso di arroganza o altro, è solamente per provare, per magari dare quel, diciamo, brivido in più, se si può definire così, al gioco. E anziché mettere campione, vorrei cambiare il livello di difficoltà e mettere leggenda. Ok. Si guarda come va. Quindi al prossimo video giocheremo a leggenda. Poi se vedo che non sia ingestibile, niente, tornerò a campione. Spero che possano non esserlo, ma possano può far sì questa cosa che le partite diventino più, tra virgolette, elettrizzanti e più divertenti. Almeno spero per me che gioco. Poi si guarda come saranno. Comunque, detto questo, niente, arrivo alle conclusioni. Come sempre vi ringrazio in primis per la visualizzazione, scusate se mi mangio le parole come sempre, e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potete rimanere aggiornati su tutta questa serie qua, ovvero Newcastle Football Stories. Via, vi aspetto al prossimo video nel quale appunto inizieremo ottobre. Ciao!